Non so se vi siete già accorti che TripAdvisor, il più grande portale di viaggi al mondo, sta cambiando pelle e sta cercando sempre di più di diventare un vero e proprio social network. Da qualche giorno anche noi stiamo cominciando a sperimentare la nuova piattaforma e devo dire che per chi è abituato a Facebook e Instagram, la nuova skin di TripAdvisor non è niente di che, però sicuramente le cose a poco miglioreranno perché il loro obiettivo è proprio questo. Cosa vogliono fare? Il loro scopo è sicuramente quello di ampliare la community e includere i brand, gli influencer dei vari social e i creatori di contenuti. In questo modo i viaggiatori possono entrare in contatto con i content creator che condividono le informazioni che sono di loro interesse. Hanno infatti già messo un feed personalizzato che ricorda un po' quello di Facebook e quindi TripAdvisor si candida a diventare il social network verticale sui viaggi e quindi su tutto ciò che è relativo al viaggio, quindi alberghi, ristoranti, luoghi e, nel caso che interessa a noi, musei e mostre. Quindi se già fino ad oggi per chi organizza mostre TripAdvisor era comunque un luogo da presidiare perché sono moltissimi i visitatori che prima di andare a vedere le mostre o andare a vedere una location dando un'occhiata alle recensioni. Adesso è ancora più importante tenerci un piede dentro perché bisognerà cercare il modo di essere presenti proprio nel momento in cui il viaggiatore sta pianificando il suo viaggio attraverso la piattaforma. Infatti il feed di TripAdvisor è impostato proprio in questa maniera, è fatto in modo che quando si cercherà una particolare destinazione, lui automaticamente restringerà a quel luogo specifico tutte le informazioni che dimostra. Per esempio, se i membri stanno pianificando un viaggio a Milano, potranno vedere un articolo di un critico gastronomico sul miglior ristorante della città, una guida di viaggio di un influencer e una recensione sulla mostra che c'è al MUDEC in quel momento di un suo amico. Questo succede proprio nel momento in cui l'impatto di questo portale sul settore dei viaggi sta crescendo notevolmente. Infatti, alcuni studi fatti recentemente mostrano che c'è in realtà una sorta di dipendenza crescente da TripAdvisor in molti viaggiatori, sia durante la pianificazione del viaggio, sia durante il viaggio, ma anche addirittura nell'esperienza post-viaggio. Secondo uno studio proprio di Oxford Economy del 2017, TripAdvisor ha influenzato qualcosa come 546 milioni di dollari della spesa turistica di tutto il mondo. Una cifra pazzesca. Non male come numeri, quindi TripAdvisor influenzerà sempre di più quello che i turisti verranno a vedere nelle nostre città e di conseguenza anche le visite ai nostri musei e alle nostre mostre. Quindi che facciamo? Se non siamo già pronti, ci conviene prepararci davvero molto velocemente perché da un lato questa piattaforma sarà probabilmente sempre di più un grande guest book delle nostre location da presidiare e da gestire. Dall'altro potrà diventare davvero un grosso strumento di marketing e comunicazione per raggiungere il grande pubblico dei viaggiatori.